Il ruolo delle donne come motori del cambiamento si è svolta a Santa Maria Capua Vetere nella magnifica cornice dell'Anfiteatro Campano, la quarta edizione del premio Scuola e Donne, motori del cambiamento, ideato dall'Associazione Officina delle Idee, riservato alle donne che si sono distinte per il loro impegno nella crescita sociale e culturale. Il prestigioso premio, un'opera donata dall'artista di fama internazionale Lello Esposito, è stato consegnato dall'assessore all'istruzione del Comune di Santa Maria Capua Vetere Edda De Iasio alla dirigente dell'ufficio scolastico di Caserta Monica Matano. A consegnare le targhe Rosa Patricò, presidente dell'associazione ideatrice del premio. Oggi abbiamo il fenomeno dei NEET, purtroppo giovani che non studiano, non lavorano e che comunque, voglio dire, purtroppo spesso sono vittime dei social. Noi dobbiamo lavorare su quelli, dobbiamo farlo con queste iniziative, perché possiamo scrivere una pagina diversa di futuro e lo dobbiamo fare. L'apparenza va bene fino a un certo punto, ma la sostanza è quello che ci contraddistingue. Il messaggio che si deve lanciare all'interno delle scuole è quello dell'importanza, dell'impegno, della serietà, quali leve di miglioramento, di cambiamento sono chiaramente le scuole, i luoghi istituzionalmente deputati alla formazione e che quindi possono svolgere un ruolo di fondamentale importanza per il progresso della società. L'evento, voluto fortemente dall'avvocato Raffaele Iervolino, ha visto radunate da tutta la Campania, grazie al Club Supercar Italia di Pino La Pasta, Ferrari, Porsche, Lamborghini, guidate da donne per sfatare la donna oggetto in posa davanti alle auto, stavolta alla guida dei bolidi. L'evento è continuato nella sede della scuola Iervolino. La scuola cambia, oggi deve essere molto più tecnologica, ma deve fare sintesi tra il passato, tra la prima riforma gentile straordinaria e le riforme ultime, con una visione più internazionale che penso sia necessaria, perché oggi gli studenti devono pensare a poter lavorare nel mondo intero e noi come scuole, come gruppo scolastico ci impegniamo tanto in questo.